Io ve l'ho detto, non c'ho più una cura, sono fottuto. Non ho la più pallida idea di che cosa sta succedendo. Mi dispiace assai, tantissimo. Sì, sì, vaffanculo. Space Gamers, benvenuti a un nuovo episodio di Lies of P. Ragazzi, nel scorso episodio abbiamo mosso i primi passi nella cattedrale. E adesso penso che in questo la finiremo. Dobbiamo fare la boss fight della zona. Ora, non voglio perdere altro tempo, voglio direttamente andare avanti. Abbiamo soltanto incontrato questa tizia che sembra essere un pochettino strana, non me la racconta giusta. Però andiamo avanti, vediamo. Ci ha chiesto di prendere un oggetto dagli alloggi del sacerdote, che a quanto abbiamo capito è morto. Off camera, che cacchio è? Oh Gesù, no, pure le trappole, maledizione. Off camera, ho portato il falcione al più 5. E basta. Andiamo. Qua chi c'è? Che cosa sono ste cose? Oppure gli slime hanno messo. Ma perché? Che cosa volete della vita mia? Via qua, via. Bene. Oh, ci sono dei buchi, attenzione. Mortacci vostra. Qua è zona nuova, oddio, non lo so. Ai, calmati. Non ti permettere. Tu vieni qua subito. Ragazzi, la cosa del cubo mi ha lasciato veramente, veramente delusissimo. Perché la pietra l'abbiamo consumata e basta. Dobbiamo comprarne un'altra. Sinceramente non so quanto ne valga la pena. Abbiamo visto che non è che ci abbia curato così tanto. Sembra fare un po' cacare. Vediamo un po' più avanti se ne sblocchiamo qualcosa di più interessante. Magari i buff sono più utili rispetto alle cure. Ok, meno male che non mi hai colpito. Grazie mille. Andiamo a uccidere questa maledetta. Il fatto che abbia lo slancio quest'arma è troppo troppo figa. Ehi, calma, non mi butto da addosso. Ecco. Mortacci vostra. Da capire ancora. Avete finito. Da capire ancora il che cos'è il morbo blu. Se è uno stadio prima della pietrificazione o un'altra cosa. Perché la tizia ci ha parlato che chiunque stava qua dentro è morto di morbo della pietrificazione. Ma non ho visto gente pietrificata fino ad adesso. C'è un oggetto qua, c'è anche un documento. Ecco perché la cattedrale è stata costruita e ricordata. Pellegrini, adorate, 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 adorate l'angelo misericordioso. Pietra lunare, vieni qua tu. E anche l'amica tua. Attenzione. Ok. Via. Corri Pinocchio, corri, 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 corri. Posso mettermi? No. No, no. Deperimento, cosa fa? Mi abbassa sempre la vita. Via. Devasto. Oh Gesù, no, quello forte. Quello forte no. Quello forte no. Quello forte no. Quello forte no. Vieni qua tu. Piccoli morite. Ma perché ti devi incastrare, Pinocchio? Perché mi devi dare fastidio? Perché? No, ragazzi, mo impazzisco. Si è bloccato. Ti blocca. Le armi che rimbalzano. Quanto vi odio, quanto vi odio. Ricorri, corri, 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 corri. Ok, perfetto. Non triggeriamo quello grosso, per favore. Porca. Non ti bloccare, Pinocchio, che veramente mi fa impazzire. Bene, c'è più nessuno qui, è vero? Che arriva dalle spalle. No. C'è quello grosso, ragazzi. Questo è molto, molto forte. Come lo affrontiamo? Facciamo così. Ma non possiamo buffarci l'arma? Sì. Vieni qua. Pezzo di vomito. Li facciamo i danni, li facciamo. Vado. Aia, aia. Perché è così forte lui? Sono morto una volta, ragazzi, per la mia avidità di tornare qui. E ho perso le mie fortuna poche rune. Però veramente sto trovando difficoltà con sto tizio, eh. Mi dà un fastidio che non avete idea. Almeno, dai. Devo stare sempre concentratissimo.
Guarda, guarda quante volte attacca, guarda, impressionante. Ah, l'ha colpito, meno male. Buono. Ok, mamma mamma. Bel po' di roba, grazie. Eccolo, guardalo. Maledetto a te. Alla fine Lords of the Fallen la cosa difficile era soltanto il fatto che c'erano tantissimi nemici, ma tu eri abbastanza forte per gestirti la cosa e eri forte e basta, potevi anche fregarti delle schivate di tutto. Diario dell'arcivescovo, questo è interessante. Oh, aspetta, chi c'è là dietro? Aspettate, mi ha ingaggiato. Va bene, vediamo cosa c'è in questa stanza e leggiamo subito il documento. Oh madonna, quanti slime. C'è una cassaforte, io me la frego. Un'arma, arma a distanza. Prego, sarebbe figo. Struttura rinforzata dell'unione dell'officina. È una difesa. Questo invece è marchio sacro dell'arcivescovo, l'oggetto che ci ha chiesto la tizia. Quindi questi sono gli uffici dell'arcivescovo. Leggiamoci il documento. Prima leggiamoci il marchio. Un marchio sacro ottenuto dalla stanza dell'arcivescovo. È un oggetto dell'arcivescovo che Cecil voleva vedere nei suoi ultimi momenti di vita. L'arcivescovo era proprio un uomo di carattere ed era chiamato il santo di Krat. Si dice che la sua influenza morale fece pentire persino degli assassini di fronte a Dio. E adesso dobbiamo vedere il documento. Cecil sta di nuovo male. Oggi i fratelli Adams l'hanno trovata incosciente sul ciglio di uno strapiombo e l'hanno riportata indietro. Se si tratta di un lieve sonnambulismo va bene, ma temo che sia di nuovo la sua vecchia compulsione per il sangue. Conosco le sue forti convinzioni meglio di chiunque altro, quindi è davvero un peccato. Dio sarà contento della penitente, quella che abbiamo ucciso, ragazzi. Forse dovevi chiederle l'espiazione per aver visitato l'isola degli alchimisti. Ho in mano la reliquia, grazie a Cecil. Non permetterò più a quei bastardi di rovinare Krat. Questo purificherà la città. Forse è stato un errore accettare quei ragazzi fin dall'inizio. Questo disastro è solo un giudizio divino. Avrebbero dovuto essere allontanati 30 anni fa. Ma questa sarà la fine. Krat è una città benedetta da Dio e io, Andreus, verrò a salvarla. Perché io... Niente. Finito qui il diario. Lì c'è un oggetto, lo voglio tipo adesso. Anche là sotto. Ma possiamo scendere direttamente da qua forse, vediamo. Ci stiamo avvicinando alla boss fight. Io sono già tiltato. Maledizione. Ecco, forse Lies of P non devo registrarlo di seguito. Perché... ti tiene davvero i nervi saldi, devi essere concentrato al 100%. Non puoi fare nessuno sgarro, veramente. Ok, frammenti così a caso, nessun deperimento, grazie. Qua abbiamo l'ascensore che non abbiamo preso, però vediamo prima dove ci porta questa strada. Magari l'ascensore è uno shortcut e noi stiamo andando adesso verso la boss fight. Qua cosa abbiamo? Ok, perfetto. Non abbiamo uno shortcut per tornare allo Stargazer. Catalizzatore, va bene. Possiamo scendere dalla scala e la scala ci porta alla boss fight. Non abbiamo una sorta di... Esatto. Shortcut attivo. La boss fight è aperta. Allora mi sa che l'ascensore ci porta da qualche altra parte. Quindi prendiamo l'ascensore. Sicuramente anche questa boss fight ci metterà il deperimento. Sarà un casino gestire i consumabili. Andiamo qua all'ascensore e vediamo dove ci porta. Find the way out. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. Chi è qua? Testa di cane. Oh. Ali d'oro. Oh, that's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. Sure, I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Preposterous. Everyone in Krat has heard of me. Non so chi tu sei, sinceramente. I'm Alidoro the Hound. Il Segugio. Treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized.
Lo sapevo. Allora, noi stiamo mentendo sempre. Penso di fare la run dove mentiamo. Vanini Works. I didn't give that place much thought. That's where the puppets are being made, after all. But I heard tell of a shelter there as well. With no first-hand knowledge, I suppose I have to trust you. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. Cosa mi ha dato? Un'arma? Ti prego. Take it. Abrasivo di fuoco, menchia. L'ergo sta sussurrando. E ogni volta che facciamo una scelta stiamo cambiando qualcosa. Io di Lies of P so soltanto la meccanica della verità e di, delle bugie. Credo che ci sblocchino i due finali. Non so se ce ne sono degli altri, però penso ci sia un finale per la verità e un finale per mentire. Ora non so quali sono proprio i dialoghi dove dobbiamo mentire o dire la verità, ma a questo punto noi mentiamo sempre. Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. Ah, pensavo di quelle del combattere. Ergo raro, sono le armi delle boss fight. Queste sono armi vere e proprie, cioè non c'è la cosa dell'impugnatura. Oh, che figata. Ma il bastone tipo lo voglio adesso. Queste che sono? È un amuleto. Oh, l'amuleto. Al numero di slot favola, se guardia perfetta riesce aumenta temporaneamente i danni inflitti. Ma tu stai scherzando? Ma io voglio questo. Posso? Oggetti necessari uno di uno. Cosa mi chiede? Eroe rotto. Fiamma del re. Protagonista della sfilata. Ah, posso scegliere. O piglio l'amuleto o piglio l'arma. Piglio l'arma. Che scala in tecnica. Perfetto. Ma quindi adesso abbiamo mandato a morire il tizio che ci vende le cose dei boss alla fabbrica? Forse sì. Vabbè, andiamo alla boss fight, va? Stargazer, voilà. Diamo l'oggetto alla tizia a questo punto. Proviamo, dai. Diamo l'oggetto, vediamo cosa succede. Da quanto ho capito sembra una specie di vampira lei. Yeah. Oh, thank you. Just seeing the Archbishop's holy mark renews my spirit. It's a reminder of the quiet power of faith. I'll remember this forever, Stalker. Ampolla della resistenza. Tutto qui. Grazie. It's a reminder of the quiet. Grazie mille, non dovevi. Non dovevo io, secondo me. È boss fight 4, ragazzi. Ci sarà da divertirsi. Obiettivo, aspetta, leggiamo prima qua. E cantate lode, poiché un nuovo santo è giunto. Io, Sant'Andreus, consacrerò questa terra. L'obiettivo, ragazzi, in questa boss fight è non morire nei primi 10 secondi. Ce la facciamo? No. Ma è la stessa entità, ragazzi. Mi sembra un po' diverso. Arcivescovo caduto Andreus? What the fuck? No, no. Fratello. Fratello, aiutami. Buff. Andiamo. Bello i danni. Ecco. Male invece le parate. Niii.
Dobbiamo resistere. In 10 secondi. Dobbiamo resistere. L'ho parata. Muori. Non l'ho colpito. Ma porca Eva. No, bomba. Non sono abituato alle parate, ragazzi. Abbiate pietà di me. Abbiate pietà di me. Vaffancavolo. Io non sono un tizio di Perry. Non li gioco. Vaffancavolo. Con calma. Poi sono tutti attacchi che ritardano. Non imparerò mai. Mi rifiuto. Ok. Buono. Quando è che ti stordisci, fratello mio? L'ho parato. Calmati. Quante fiaschette ho? Una. Bene. Buono. Ah, santo cielo, grazie. No, no, le fiamme qua. Che brutto podio mi sono messo. Fai così. Aia, aia. Fai così. No. Ok. Buono. No, no, no. Aspetta. Ultima fiaschetta. Ok, andiamo. Ma perché il terzo attacco devi farmi? Fermo. La squa fortissimo. No. No. Aspetta. Aspetta. La mia vita è una menzogna. Potevo fare il first try della serie, che non sono riuscito manco a farlo al boss iniziale, quindi figuratevi. Non lo faremo mai più il first try, se non era adesso. Sapete una cosa però? Mi puzza di seconda fase. Posso essere sincero? Io prego al signore di no, ma mi sa di seconda fase. Baffettino. Boom. Allora, attenzione. Non l'ho parato, però va bene lo stesso. Va bene, questo scambio di colpi lo accetto. Va bene. È il terzo colpo. Li mortacci tuoi. Vaffancavolo. Good. Buono. Mammina. Vi odio. Vieni qua. Dove vai? Perché scappi adesso? Non è possibile. Maledizione. Buono. Cure. Vaffancavolo. Buff di nuovo. Ho finito tutto. Solo una volta posso farlo. Va bene, Pinocchio, hai ragione tu. Io mi ammasso. No. Porca Eva. È troppo lento. Ok. Fuoco. Brucio. Ah, non è assordito. Non l'avevo stordito, Pasqua. Vai, di nuovo. Ora l'ho stordito. Fuoco, fuoco, fuoco. Vai. Bravo Pinocchietto. Fai così anche. Aia. Aia. Via, Pinocchietto. No. Ok. Fuoco. È il terzo colpo, Pasqua. Fuoco. Brucio il culo, brucio il culo. Brucio il culo, brucio il culo. Ci brucio il culo. Oh, oh. Mi brucia lui il culo. Ultima pozione. Non facciamo gli stupidi. In realtà volevo anche caricarmi la cosa favola, sinceramente. Vado. Il terzo colpo. Ce lo vogliamo ricordare? È morto, raga. È morto. Seconda fase. Io ve l'ho detto, non c'ho più una cura. Sono fottuto.
che gli devo dire a questo? Niente. Non gli dico niente. Oh, calmati, fratello. Quasi. Quasi. Oh, pozione. Fermo. Curati. Portaci con. Vabbè, tanto ho perso, ragazzi. È inutile che faccio qualcosa. Aia. Ma scusatemi, io posso colpire quello scarso? Cioè, a sto punto... Sono morto. L'avevo parato. Vabbè, vado. Vado il pisellino. Terzo colpo. Niente, se non imparo queste cose, non vado da nessuna parte. A lingua te devo scaffare in cooler. Pozzo di braccio! Vado. Ragazzi. Uff, voglio verso la piaccia. Io non ci credo che è rimasto in quella vita, ragazzi. Non ci voglio credere. È un sogno. Sto sognando. Ma che palle. Ma no, dove te la devi ficcare con la lingua? Mamma mia, dove te la devi ficcare con la lingua? Oh. Quando attacco io, attacchi sempre tu, eh? Oh, buono. Dove vai? Buono. Ah, peccato, pensavo non mi raggiungesse. Abbiamo 4 fiaschette. Dai, potevi stordirti. Ora sì. Fuocherel, fuocherel, fuocherel. Vai. Favola. Oh, pazzia, mi assale. Vieni qua. Vieni qua. Mancavo. Dammi il culo, dammi. Non in senso buono. Mannaggia. Bravo. Questo non lo facevi prima. Anche questo non lo facevi prima. Attacca, attacca. Pure. Veloce, veloce, veloce. Mannaggia. Quasi. Fermo. Fammi andare sul culo. Fammi andare sul culo. Pezzo di vomito. Dove vai? Due fiaschette. Ce la possiamo fare. Ah, il terzo. Il terzo, Pasqua. Ma il buff del fuoco dura 2 secondi. Che merda. Fuoco. L'ho parato. L'ho parato, forse. Non lo so. Pure. Ok, perfetto. Oh, non sono incastrato, ragazzi. No, 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 no. Dov'è? Dov'è? Aspetta. La favola. Oh no, il raggio della morte. Aspetta. Vado. È morto! Madonna! Se è la terza fase come Frida, me ne vado. È finita la serie. Non ho la più pallida idea di che cosa sta succedendo. And now.
The stage is set. Ergo dell'angelo perverso, tutto qui. Questo è Andreas che sta parlando. Ce l'abbiamo fatta, relativamente anche in poco tempo. Tipo ci abbiamo messo 6-7 fight. Oh. Sono già stanco, sono esausto. Allora, di qua si è aperta la via, ma di qua torniamo indietro, giusto? Sì, perfetto. Allora, facciamo così. Non so se tornarmene all'hotel oppure proseguire, sinceramente. Sicuramente le 10.000 di Ergo non me lo voglio perdere come lo scorso episodio. Fatemi vedere il teletrasporto. Ci vuole parlare Benigni. E abbiamo un disco qui alla biblioteca. E anche l'ingresso dell'Unione dell'officina, una missione. Del cane. Oh, il cane, poveretto. Voglio vedere, voglio sbirciare solo la zona. Vediamo se c'è effettivamente una zona. Ascensore, no, non siamo stati qua, ragazzi. Vediamo. Scendiamo ancora più giù. Hotel che sa qualcosa è Benigni. Roberto Benigni. Oggetto. Grazie. Che culo. Nome zona. Nome zona. Nome zona. Nome zona. Niente. Niente nome zona. Sentiero del pellegrino. Ma il sentiero del pellegrino non portava alla cattedrale. Cioè i pellegrini andavano verso la cattedrale. Noi stiamo facendo la strada a ritroso praticamente. No. Voi no. I cani della morte no. Vabbè, fammi un altro attacco. Che cavolo. Bella madonna. Non mi piace. Non mi piace per niente. Perché sono di qua? L'ho fatta apposta. L'avevo vista, eh. Una buona volta che l'ho vista. Gli altri non li vedrò mai. Siete diversi? No. Sempre gli stessi siete. No, io voglio tornare al lab centrale io adesso, ragazzi, eh. Perché forse possiamo crearci un nuovo braccio. Dobbiamo parlare con Benigni. Dobbiamo trovare il cane. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Okay. Abbiamo lo Stargazer, approfittiamo di tutto. Approfittiamo di questo. Da cosa iniziamo? Iniziamo... Io inizierei dal cane, sinceramente, sapete? Perché ci vende le cose dei boss. Magari se lo possiamo spostare al lab centrale è meglio. Non vediamo nessuno, ragazzi. Potenziamoci e basta. Ok. Facciamo questo dialogo. Sì, è un mostro. L'abbiamo già ucciso. Not into a monster. I'm worried about the Malum district. Cosa importante? Quartiere Malum. I wonder whether there are monsters there too. Ok, forse abbiamo avuto una conferma che Pietrificanto e Morbo Blu non è la stessa cosa, diciamo. Potenziamoci e andiamo dal cane subito. Cosa voglio fare? Tre livelli. Io potenzierei vigore e capacità, ragazzi. Potenziamo il cazzoton e la stamina. Voglio portarle entrambe al 15 e poi torniamo con vitalità e tecnica. Quindi fai 1, 1 e 1. Ok. Va bene, altri tre livelli e poi torniamo a fare vitalità e tecnica. Doggino, scusami. Scusami, Doggino. I didn't think we'd ever meet again.
Can't say I'm happy to see you, though. Sorry, I let my frustration get the better of me. This place is crawling with hostile puppets. You must have known that. Non lo sapevo io. È la prima volta che vengo qui. Honor and trust are everything to this hound. You've insulted me to the core. I'll never forgive you. But perhaps there's a shred of decency in you. So I'll ask again. Do you know of safety? Non ce la faccio, ragazzi. È più forte di me. Dobbiamo mentire sempre. Guarda quanto mi sta dispiacendo. Quanto mi sta dispiacendo. Nice try. But I've been there already and I know better. The puppets have already destroyed that place. Again, you spurn my trust. But even a brave soul like me cannot afford another enemy in times like these. I shall show you mercy. Perhaps it will inspire a nobler spirit in you. But sarà una boss fight West, lo sappiamo. Do not fool me ever again. Sarà una boss fight. Ok, meno male. Te ne vai all'hotel, grazie. You tricked me with your lie. You disappoint me. But I'm no stranger to beneficence, so I shall let it pass one. Due volte ci ha perdonato. Know that even my forgiveness has its limits. Remember, the hound's fangs crave the traitor's neck. Mi dispiace assai, tantissimo. You tricked me with your... Sì, vaffanculo. Poi abbiamo questa roba qui, che è un... Oh, abbiamo il cane che ci vuole parlare. Questo è un disco. Mi sa che è la tizia che abbiamo portato il coso del sacerdote, l'emblema. Ci premiava forse con un disco, effettivamente. Disco, disco, disco. Ecco, infatti. Lei non c'è più, ma abbiamo questo. Confessione scritta di Cecil. Divine Cecil Service, anzi, è il disco. Pian piano si colora di rosso, deve essere amore che sboccia come una rosa. Presto sussurrerai di nuovo, per Dio, per amore. Leggiamo il documento, però. Grazie per la gentilezza, sono una peccatrice che in passato ha ucciso persone innocenti. Bravo me, bravo Pinocchio. Non sono riuscita a sopprimere il mostro che è in me, solo l'arcivescovo mi ha salvata. Ok. Certo, per un essere umano che commetteva errori, anche i santi cedono alla ricchezza e al potere. Ma almeno posso vivere con me stessa e questa è una grande benedizione. Quindi sì, credo che fossi un santo. Prega, ora hai aperto la seconda strada. Grazie per avermi permesso di vivere come un essere umano e non come mostro. Addio. Quindi comunque il sacerdote, l'arcivescovo la teneva comunque chiusa qui. Giustamente è un'assassina, però va bene. Liberiamo assassini, facciamo quasi uccidere i cani. Che bella run, Pasqua, eh? Venigni, dici cosa sta succedendo, cosa è successo prima. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but... I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. Ma sarebbe che una cosa che sta accadendo anche noi con la verità e l'inganno può essere, eh? Ricordiamoci che i burattini non possono mentire, ma noi lo stiamo facendo. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do, sicuro. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Decodificatore di lunghezza d'onda dell'ergo. Non so come lo useremo, vediamo. Ah, tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa che ho fatto off camera, dimentico di dirvi, a Polenta gli ho dato l'altro oggetto e ha ampliato il suo mercato. Abbiamo un altro quarzo da prendere e forse lo prendiamo. E abbiamo anche questo, mela del rosso brillante. Non so se serve forse a qualche quest.
Devo cercare di ricordarmela. Una cosa difficile per me, ma ci proverò. Cagnolino, scusami. Mi dai le armi dei boss? This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Betrayal creates a debt that is particularly hard to pay back. But I am a man with generosity and mercy in abundance. I shall give you the honor of viewing my treasure so that you may apologize. Ok, gli diamo i soldi praticamente per ripagare il debito. For this legendary treasure, the ego of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Noi abbiamo già preso il bastone, però abbiamo adesso l'arma dell'angelo, ok, dell'arcivescovo. Scala in tecnica, anche questa. Possiamo approfittare di questa figata del campo addestramento, giusto? Vediamo prima il bastone. È bellissimo. È un ombrello. Ragazzi, un ombrello. Allora, andiamo di qua, è meglio. È uno stocco, perfetto. Pugnale e un paio di scatole, scusatemi, eh. Mi ha mentito spudoratamente. E quindi lui, a lui non possiamo modificarlo, ragazzi. Mi piace. Mi piace ancora di più adesso. Ma che figata. È il nostro tridente. Sono molto più colpito dall'ombrello e non da questo. Sembra una candela. Una candela gigante. Sì, però una lancia. Ok, vediamo se mi convincono. Mi ha convinto. Ah, questo è il Perry. Però questo mi ha convinto. Sì. Sono indeciso, ragazzi, quindi non potenzierò niente. Andiamo avanti con la nostra arma, che l'abbiamo potenziata con tanto amore. Andiamo via. Andiamo un po' avanti, ragazzi. Anzi, a questo punto io direi di parlare con Geppetto e poi andare avanti. Geppetto, succedono cose strane. Cioè, dirmi qualcosa? L'arcivescovo. That's just tragic. Could the disease... No, in realtà forse sono gli abitanti. No, that doesn't make sense. Remember, puppets cannot get the disease. But puppets shouldn't frenzy either. I made them to obey and protect humans, not go berserk and harm them. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. How sad. All this resentment with a lie. Ne sappiamo qualcosa di bugie noi. That's why my only wish. Bravissimo. Abbiamo quasi ucciso un cane. No resentment. Fantastici. No lies. Nessuna bugia. Boss finale Geppetto, ragazzi. Boss finale Geppetto. Sicuro, se facciamo tutte le bugie, boss finale Geppetto, ragazzi. Sicuro, sicuro, si incazza come una bestia. E diventa nostro nemico. A questo punto direi di fare anche le passive. Possiamo prendere, aggiungere uno slot di favola, non male. Poi abbiamo aumenta l'intervallo dello sbilanciamento. Ni. Conserva recupero guardia. Ok, quindi riprendiamo più vita quando pariamo. Bene. Slot amuleto, questo è interessante. Questo è interessante. O questo o la favola. Partiamo dalla favola, perché è molto molto forte l'abilità favola. Abbiamo fatto dei danni clamorosi alla boss fight, se avete notato. Migliora sbilanciamento causato dagli attacchi caricati. Super nice. E mettiamoci anche, riduce i danni dall'attacco caricato, arti della favola. Perfetto. Noi li usiamo parecchio queste robe. Se attacchi caricati, fase 3. Migliora il recupero della cella impulso. Finalmente. Finalmente che non ci cura di niente sta roba. Fantastico. Aggiungi slot alla cintura, carino. Accorci i tempi di produzione degli zecchini.
Questo mi sa che ce lo siamo persi. Possiamo farmare gli zecchini, ma dove? Ci dovrebbe essere un albero qui? Non lo so. Non ne ho proprio idea. Forse è una cosa che sblocchiamo più avanti. Anche se comunque l'NPC l'abbiamo sbloccato. Però non abbiamo mai trovato gli zecchini noi. Obiettivo è arrivare al prossimo Stargazer. Oppure riuscire ad aprire questo shortcut. Così poi chiudiamo l'episodio perché già siamo abbastanza avanzati col minutaggio. Nemici sono sempre gli stessi. Ah, ho dimenticato di vedere se possiamo creare il braccio nuovo. Vabbè, faremo alla fine episodio allora. Ti brucio il culo, ti brucio il culo, il cane del cavolo. Non male che lo sciottiamo quello, è fortissimo quel cane. Ah, questa non l'ho vista. Questa non l'ho vista. Casettina però. C'è una trappola? Sembra di no. Alla fancavo. Eh sì che c'è la trappola. Affancavo. Qualcosa di bello. Non stiamo trovando parecchie armi, eh? Lama della lancia. Lancia. Sottolineiamo la lancia. Scala in destrezza. Non mi interessa niente. Tu scala in destrezza. In sviluppo. Lama della lancia di cristallo acida. Impugnatura della lancia. L'impugnatura non è male. Ok, dobbiamo fare dei test. Non li faremo in questo episodio, li faremo nel prossimo. Mi farò anche qualche test off camera. Ma abbiamo trovato un'arma che forse ci svolta tutto. Mi è appena venuta un'idea, ragazzi. È molto probabile, oh Gesù, che siccome possiamo avere due armi noi nell'inventario, a sto punto io direi di farci un'arma tutta modificata, quindi impugnatura lama, e poi un'altra arma dei boss. Così abbiamo uno e uno e siamo contenti. Che palle l'imboscata. E morite. Cucciolino, che è successo? Un orso. Ti brucio. Aia. Ok. Quanta postura c'hai, fratello? Sei fichissimo. Io ti brucio però. Aia. Calmati, fratello. Ok, sei incastrato. Non sei più incastrato. Parato. We are the champion. Vediamo di qua cosa c'è. Cioè, andiamo da questa parte. C'è sicuramente un oggetto. Io mi devo guardare in alto perché... Salve. Posso... Non c'ho nessuna bomba, va bene. Ho sbagliato. Maledetto. Muori, meno male che ti sciotto. Ai, ti ho visto. Come faccio a romperla? Niente, devo solo allontanarmi. Cagnolino, vieni qua. Trappole, brucio. Muori, va. Godo. Non mi dispiace il lanciafiamme, eh? Però se mi date un'arma a distanza, a me me gusta di più. Ci siamo fatti tutto il giro praticamente. Quindi siamo scesi di là, siamo spuntati di qua. Oggetti, quando ne vedo. Proseguiamo. Che palle. Nemici grossi? Oddio, può essere. Farfalla. Farfalla, 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 farfalla. Ecco, mannaggia, oh. Lo sapevo. Ce n'è uno in acqua. Pietra lunare. Dov'è la farfalla? Eccola. Muori. Muori. Sei normale, sì. Ecco. No, un altro arriva. Mannaggia, ti brucio. A posto. Sicuro qua un'altra imboscata, eh? Basta che non sia grossa. No, in realtà no. Comunque le mappe sì, mi sembrano molto molto semplici. Tra un episodio e l'altro ho fatto un'esplorazione off camera e non ho trovato niente, ragazzi. Se non qualche oggettino lasciato lì dimenticato, ma nessuna strada secondaria, cose del genere. Quello cos'è? Predict. Più o meno. Sapevo che stava arrivando. Che cacchio te urli? Che cacchio mi corri addosso? Ok. Tu potresti scendere, mortacci tuoi, e non chiamare gli amici tuoi. Dammi questo. È arrivato. Vieni qua. Mannaggia. Ok, questa ha più vita. Mi fa troppo ridere. Che tristezza, guardate. Ti do
il fuoco addosso. A posto, va. Distrutto. Fatemi controllare bene. Qui siamo pieni di casa, eh? Dobbiamo stare attenti, non ci dobbiamo perdere niente. Di qua non c'è nulla. Nemici? Sembra di no. Ok. Altre pozioni. Buono, buono, buono. Vieni qua. Muoviti. Troppo, troppo forte. Oh. Vieni anche tu. Troppo, troppo forte. Devastante quest'arma. Mi piace troppo. Non la cambierò mai, forse. Ricercati con fraternità dei conigli neri. Vediamo. Aspetta che forse c'è qualcuno qui. Posso leggere in pace, grazie. Ricercati con fraternità dei conigli neri, un gruppo criminale di 4 persecutori. Pensavo fossero molti di più. Accusati di un furto, aggressione, manomissione di cadaveri e altri gravi crimini. La loro base è il quartiere Malum, perciò fate molta attenzione in quella zona. Sono qui, ragazzi. Forse ci danno una mano? Io ci spero. Venga, venga. Muori, va. Pure tu devi morire. Madonna, lo slancio. Quanto amo quest'arma, ragazzi, impressionante. Boom, lo sapevo io. Siete sempre diversi voi, eh. Aiaiaia, qua muoio. Qua muoio tantissimo. Vado. Peccato, peccato. Mannaggia. Vedo le cure. Non lo parerò mai a un colpo del genere. E invece il Kratos è troppo forte. Non facciamo un danno a questo. Cure. Affancavo. Tanta vita. Tanti danni. Mortacci tuoi. Non ce la faccio oggi, ragazzi. Non ce la faccio proprio. Sono troppo più forti di me. Chiave della baracca dei bassifondi. C'è un NPC dentro? No, c'è un nemico. C'è una cassa però. E niente, dobbiamo affrontare per forza questo, raga. Prego. Ok. Buono. Meno male che abbiamo lo slancio, raga, veramente. È una cosa, è una mano dal cielo. Ok. Chiave della baracca dei bassifondi. Perfetto. Ci abbiamo messo relativamente poco adesso. Se ingarriamo quelle due cose di fila, siamo devastanti. Salve. Salve. Troppo, troppo bello. Dammi un'altra arma e mi fai contentissimo. Convertitore resistenza. Ok, questa è difesa. Va bene. Ascensore shortcut, vediamo. Forse sì, ragazzi. Sì. Ok. Scarabocchi di abitanti di bassifondi. Tutto è cambiato dopo che il dottore ha diffuso la medicina blu. Ho seppellito mio fratello, non so nemmeno se fosse lui. Chi è il dottore? Di chi sono i capelli blu del suo bastone? Il dottore forse l'abbiamo già sentito parlare. È quello che stava cercando di creare la medicina e poi non ci è riuscito. Non mi ricordo come si chiamava. Esattamente, questo qui. Clark Shore. Vediamo di cosa parlava la medicina. Li trasformava in dei mostri, tipo. E lui non voleva prendere la medicina, nonostante avesse la maledizione della pietrificazione, perché diventava un mostro. Lui preferiva morire pietrificato piuttosto che diventare un mostro. E quindi è questo, forse. Cioè, forse si è creata una sorta di... Esatto, preferisco diventare di pietra e morire di freddo. Cioè, si è creata una sorta di contrasto tra... io che sono malato del morbo della pietrificazione, prendo la medicina e ho creato qualcos'altro, il morbo blu. Io la interpreto così. Torniamo all'hotel, ragazzi, che ci potenziamo e ci salutiamo. You're full of surprises. A puppet that keeps changing, keeps growing. Che tipo di cambiamento? I can see a change in your area.
Stiamo facendo un po' troppo i cattivi, forse. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krat before the petrification disease, before the disaster. Krat was a city of light, a city of joy. I wish I could go back, even just for one day. Aumentiamo il livello. Dobbiamo portare a 15 vigore, capacità 15. Quanto ci manca ancora? Vediamo. Un bel po'. 4.003, ok. Allora, l'ultima cosa che dobbiamo vedere insieme, ragazzi, è vedere se possiamo fare il cazzottone. Non è il cazzottone, in realtà, è il fucile. Crea braccio a legione. Possiamo fare qualcosa? Sì, possiamo farlo. Allora, questo è quello effettivamente che forse ci può servire. Anche se non ho ben capito il suo funzionamento, sembra essere un proiettile che rimane attaccato al nemico e poi esplode. Credo sia così. Cioè, da quello che si vede nell'immagine è così. Forse voi non la vedete perché sto io. Oppure c'è questo, che è uno scudo, ma fa anche da proiettile, insomma. Un braccio a legione in grado di bloccare gli attacchi nemici con il braccio sinistro. Quando riceve un colpo, il dispositivo incorporato esplode e infligge danni al nemico. Sono entrambi carini, però io inizierei da occhi di falco, sinceramente. Ok. Possiamo anche potenziarlo. Aumenta la portata dell'esplosione. La cosa che mi fa spavento è che lancia le mine, capito? Non mi interessano cose del genere. Se si attaccano è un conto, ma se non si attaccano non mi piace. Vediamo. Ok, sì. Me gusta. È inutile che carichiamo, non fa più danni. No. Quindi basta fare semplicemente così. Cioè, è uguale. Ok, abbiamo trovato il nostro braccio, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio. Close your eyes. Come to me. Feel alright. Just dance with me all through the night.